Una pagina, quella a cui abbiamo assistito ieri, che potrebbe costituire sicuramente una pagina di diritto creativo, forse il Carringella ne dovrebbe prendere esempio, quello in consiglio regionale. C'è un DEF, un documento economico-finanziario della Regione Abruzzo che viene riscritto integralmente nelle sue 180 pagine con un subemendamento che consente alla giunta di centrodestra di fuggire dalle richieste dell'opposizione. Che cosa ne sarà dell'ex Cofa che noi chiedevamo di cedere per finalità turistiche al Comune di Pescara? Che cosa ne sarà della sede unica della giunta regionale nella città di Pescara e poi il finanziamento scritto a mano di leggi non ancora approvate che poi vengono calate nella legge di stabilità e ancora tante 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 marchette fatte a favore di 100 comuni, dimenticando gli altri 205, comuni che vedranno arrivarsi somme sulle 10.000 euro che non serviranno assolutamente a nulla e poi, ironia della sorte, purtroppo 5.000 euro al comune di Farindola per l'emergenza neve, dopo tutto quello che è successo. Invece noi abbiamo chiesto di rifinanziare una legge regionale, la 40, che è una legge regionale che ha determinato una graduatoria per bandi in cui ci sono 157 comuni, 21 sono già stati finanziati, con 2 milioni l'anno nei 5 anni si finanzieranno tutti e 157 gli interventi. Ma la stessa cosa abbiamo assistito anche sulla cultura, dove, ahimè, si finanzia l'associazione che fa il presepe vivente nella città dell'assessore regionale e non si finanziano, per esempio, eventi importanti come il Festival delle Letterature o come il Festival di Flaiano nella città di Pescara. E ancora finanziamenti di leggi ancora tutte da scrivere che riguardano gli anziani e non si rifinanzia invece la legge 16 del 2016, che è la legge che prevede invece l'invecchiamento attivo. Unica notizia positiva. Ieri il rifinanziamento con 300.000 euro, quindi una quota parte delle 600 necessarie per i tirocinanti della giustizia che ieri hanno incontrato appunto i capigruppo in consiglio regionale.